caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Oggi è protagonista uno di quei momenti che abbiamo vissuto tutti e che, ahimè, continuiamo a vivere. Spero, almeno per me, in maniera sempre meno persistente. A illustrarci questo momento così fondamentalmente didattico è Michele Apicella. Chi è Michele Apicella? È un personaggio immaginario, è sostanzialmente l'alter ego di numerosi film diretti da e con protagonista Nanni Moretti. Nello specifico, il Michele Apicella che ci illustra in modo memorabile questo momento è il Michele Apicella protagonista del film del 1989 di Nanni Moretti, Palombella Rossa. Un film che narra metaforicamente, diciamo così, il percorso sofferto della trasformazione dell'identità della sinistra italiana. Io amo moltissimo il Nanni Moretti che va da Io sono un autarchico fino a Aprile, ma devo dire che Palombella Rossa non è proprio il mio film preferito. E chi se ne frega? Ecco, appunto, grazie a Marco Masini che ci ricorda sempre l'importanza delle mie opinioni personali. Marco Masini, lo ricordo, in questa cover dal titolo Come rovinare un pezzo mitico dei Metallica con una cover orrenda. E chi se ne frega? Eh no, caro Marco, come già ti ebbi a dire, di questo invece dovrebbe fregartene. Ma ci sono comunque in Palombella Rossa tanti momenti esilaranti, molto divertenti, molto intensi anche, ed altri diventati perfino proverbiali. Il film si svolge nell'originale scenografia di una piscina e tutto lo psicodramma di Michele Apicella e il suo tormento personale si intreccia con questa surreale partita di pallanuoto, che peraltro dura tutto il giorno, e il momento fatale è quando si svolge il rigore finale decisivo per decretare la vittoria o la sconfitta. Incaricato di battere questo rigore è proprio Michele Apicella. Ed ecco che mentre batte il rigore avviene quel momento terribile. Se io guardo a destra il portiere pensa che io tiro a sinistra, ma io tiro veramente a destra. A destra, a destra, devo guardare a destra, devo guardare a destra e tirare a destra. Il portiere mi lascia spazio a sinistra, ma io tiro a destra, no! Forse è meglio a sinistra! E così il rigore viene parato. La squadra di Michele Apicella perde e, come già profetizzò uno strepitoso Giampiero Mughini in un altro film di Nanni Moretti, Sogni d'oro. Per Michele Apicella una catastrofe. Una catastrofe determinata dall'indecisione dell'ultimo momento. Michele Apicella voleva veramente tirare a destra perché sa che se guarda a destra il portiere nella maggior parte dei casi si butterà a sinistra, perché l'attaccante nella maggior parte dei casi durante un rigore quando guarda a destra è perché finta a destra e tira a sinistra. Michele Apicella ha la giusta intuizione, vuole veramente tirare a destra, ma l'indecisione dell'ultimo istante, dell'ultima frazione di secondo, quell'indecisione maledetta causa la sconfitta. Anche se, attenzione, questo è il punto, aveva avuto l'intuizione giusta. Se avesse perseverato in quell'unica decisione, avrebbe vinto. E oltre alla catastrofe per Michele Apicella, anche la beffa. Se io avessi tirato veramente a destra, io ci avevo pensato, poi ci ho ripensato all'ultimo momento, ma io volevo tirare a destra. Michele, ma se tu guardi a destra, io poi lo so che tiri a sinistra. È sempre così. Auguri. Ma io volevo tirare veramente a destra.
Lo so, volevi tirare veramente a destra, ma alla fine hai tirato a sinistra. Al di là di ogni metafora, hai tirato a sinistra. La profezia autoavverante, sì, l'hai detto tu stesso. Ci hai pensato, ma poi ci hai ripensato. Non dovevi ripensarci. Quando abbiamo preso una decisione, andiamo fino in fondo, non ripensiamoci. Nello sport, come in ogni azione della vita, può essere sbagliata, ma se abbiamo preso quella decisione in modo ponderato, razionale, assumendoci anche il rischio della scelta che facciamo, ma se è una decisione che abbiamo preso consapevolmente, dobbiamo portare quella decisione fino in fondo. Perché in questo caso possiamo anche sbagliare, ma avremo sbagliato consapevolmente. Nel secondo caso, pensandoci e ripensandoci ancora, sicuramente falliremo. Ecco dunque l'insegnamento dalla catastrofe di Michele Apicella. Quando prendete una decisione, portatela fino in fondo. Bene. Cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità. Ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.